Buonasera, buonasera e benvenuti alla consueto appuntamento con Speciale Calciomercato dal ristorante Trattoria Bolsena di Montesilvano. Torniamo quindi qui al ristorante Bolsena, che è stato da sempre punto di riferimento degli sportivi, degli esponenti del calcio, dei rappresentanti, insomma, di gente di sport. Naturalmente il parterre d'eccezione come ogni lunedì e come ogni giovedì. Oggi è giovedì, alla mia destra Totò De Leonardis. Buonasera Totò. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Naturalmente Vincenzo Cilli, sportivo doc. Massimo, buonasera a te, un abbraccio a tutti i tifosi biancazzurri. Sei un po' timoroso, in fibrillazione per il sorteggio. Assolutamente, beh, domani c'è un sorteggio che riguarda non il Pescara ma la Roma, si parla di Pescara. Ma sto guardando che anche il Sassuolo sta vincendo e questo mi fa molto piacere per il calcio italiano. Assolutamente, 2-0, il parziale, doppietta di Berardi alla mia sinistra. Edoardo De Blasio, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te. Altro sportivo o tifoso doc? Tu come vuoi essere definito? Tifoso forse? Tifoso del Pescara, tifoso. Però, insomma, con la presunzione di avere un minimo di competenze tali da riuscire a giudicare anche non soltanto con il cuore ma anche un po' quindi con la presunzione testa. Assoluta o relativa? Assoluta. Però alla faccia della modestia. No, presunzione assoluta, ma scherziamo naturalmente. Allora, intanto, per quanto riguarda le notizie di calciomercato, non ci sono grandi novità per la giornata di oggi. Ieri sera se ne parlava già di questo difensore centrale ungherese classe 1987, Guzmic, che ha giocato col Wisla Cracovia, nazionale ungherese. Domani ci sarà l'annuncio ufficiale, 300.000 euro, sarà acquistato dal Pescara a titolo definitivo, 2 anni di contratto con opzione per il terzo anno, per la terza stagione. Vedremo, insomma, non lo conosciamo. Intanto chiederei subito un commento a Totò, a Vincenzo, lo stesso Edoardo, questo giocatore non lo conosciamo. No, esatto, non lo conosciamo. Quello che sappiamo, ha fatto appunto gli europei con l'Ungheria, ha giocato con Wisla Cracovia, tra l'altro quest'anno credo che la squadra abbia vinto il girone di brevitare la retrocessione, quindi insomma il girone a 7 del finale, ha giocato tutto il campionato, 33 partite, e sicuramente è un giocatore d'esperienza, su questo non ci piove. Il problema è che lo dovremo scoprire, tutto sommato, speriamo. Insomma, cioè, le esperienze passate non sono state molto fortunate. Bunosa, che più o meno alla stessa età veniva da un paese dell'est, pure lui, e non è riuscito a fare granché biancazzurro, prima di lui bianchiarci, ma sono situazioni diverse, voglio dire. Credo che questo giocatore, proprio per il fatto che ha disputato gli europei, tra l'altro l'Ungheria ha giocato un ottimo europeo, insomma è stata una delle rivelazioni, potrebbe essere anche il giocatore giusto di esperienza per completare un reparto che insomma sicuramente al momento è quello più debole, più bisognoso di puntelli, insomma, secondo me, quello dei difensori centrali. Edoardo, insomma, sappiamo che questo è un difensore ai tante, prestante, alto 190 centimetri, insomma molto alto, roccioso si dice, e insomma nel giro della nazionale lo dobbiamo scoprire, questo un po' in sintesi. Ma certo, è una scommessa, noi dobbiamo avere fede in questo momento, nel senso che dobbiamo sperare che chi lo ha osservato, chi lo ha portato a Pescara lo abbia considerato un giocatore utile alla causa. Noi in questo momento non possiamo altro che augurarci che sia effettivamente un rinforzo per la nostra difesa. È chiaro che per stare più tranquilli noi avremmo bisogno di vedere arrivare al più presto almeno un centrale difensivo di esperienza, ma che conosca il campionato italiano, che abbia giocato in Serie A, che abbia esperienza di palcoscenici importanti, che altrimenti, insomma, voglio dire, anche Fornasie e Zuparic possono sulla carta essere delle rivelazioni, ma non sappiamo in Serie A come potranno rendere. Quindi questo nuovo arrivato sia il benvenuto, ma non può essere il giocatore. Non è ancora ufficiale però, aspettiamo. Sì, anche se un'altra emittente nazionale l'ha dato per fatto, addirittura con 2 o 3 anni di contratto. Comunque, ripeto, non è sufficiente, credo che Oddo lo sappia, che Sebastiani lo sappia, perché noi dobbiamo assolutamente puntellare la difesa con un centrale di grande affidabilità, perché noi abbiamo Campagnaro e Coda che sono
giocatori, grandi giocatori, ma purtroppo non affidabili dal punto di vista fisico. Abbiamo Fornasier e Zuparic che al contrario sono magari più affidabili dal punto di vista fisico, ma non sappiamo quanto possano essere all'altezza del compito in Serie A. Quindi diciamo che abbiamo quattro centrali, tutti e quattro non affidabili al 100%. Abbiamo bisogno di un giocatore su cui poter contare al centro della difesa. Quello della Roma a Gyomber sarebbe stato un bel colpo, perché io tra l'altro da romanista l'ho seguito tanto lo scorso anno e mi sono... Esatto. Dirigente del Pescara se ne riparlerà proprio il 6 agosto, quindi tra pochissimo, quando ritornerà la Roma dalla tournée negli Stati Uniti. E è chiaro che lì c'è il problema legato all'ingaggio piuttosto pesante, sì, 50.000 euro netti a stagione, percepisce il difensore slovacco ex Catania, è giovane, classe 92, assolutamente affidabile, conosce il calcio italiano, del resto lo stesso Oddo, mi rivolgo a Vincenzo Simi nell'ultima conferenza stampa, quella che ha preceduto l'amichevole con la prima scorsa Padena, aveva dichiarato testualmente stranieri sì, a patto che consta esatto. Il campionato italiano. Esatto. È assolutamente condivisibile quello che dice quello che ha detto Massimo. Da una parte noto con piacere, con stupore, non so se prende le cose in maniera positiva o negativa, diverse squadre italiane, Massimo, non soltanto in Pescara si sono rivolte al calciatore dell'Ungheria. Vedi il Palermo e vedi anche... Vedi, dicevo, diverse squadre italiane si sono rivolte al mercato ungherese, visto che l'Ungheria ha disputato un buon campionato europeo, sia il Palermo che il Crotone. Questo calciatore che dovrà arrivare ha quasi 30 anni, quindi l'esperienza ce l'ha. Come dicevano giustamente gli amici, bisognerà vedere soltanto se saprà, se sarà in grado di adattarsi al campione italiano. Ma io parto dal presupposto che, visto che Aieti e Stendardo a Pescara non vengono, è un centrale difensivo, il Pescara ne aveva bisogno, io credo che Massimo Oddo conti molto su Fornasier, e a turno, problemi fisici a parte, Campagnaro e Coda sicuramente possono dare il loro contributo. Ci arriviamo sicuramente nel corso della trasmissione, ma il Pescara avrà bisogno di un centrocampista, perché dal mio modesto punto di vista Verre prima del calcio, della fine del calciomercato andrà via, vista che la settimana prossima ci sarà un asset fra Sebastiani e Ausilio, nel quale si parlerà di Yao Gnocchi, e sicuramente da lì, visti i buoni rapporti intavolati anche nella trattativa di Caprari che ha portato Biraghi a Pescara, probabilmente Verre o la Sampdoria che ha preso Bruno Fernandes, e Verre vorrà sicuramente, e soprattutto come il pane il Pescara avrà bisogno di un centrale d'attacco che garantisca gol. L'importante, Totò, arriviamo al centrocampo, anche se per la difesa poi ci torneremo, insomma c'è un altro obiettivo di cui si sta parlando, Cesare Bovo, in uscita sembrerebbe così dalla Torino, un classe 83 di grande esperienza, dicevamo di Verre. L'importante è che non venga ceduto, cioè nel senso l'importante è che almeno per un'altra stagione resti a Pescara, un po' come è stato fatto con Caprè. Ma secondo me è la chiave veramente di questa squadra, io già l'ho detto qualche giorno fa, il fatto, come dice Vincenzo, che si farà sicuramente, io spero, mi auguro e credo che sia veramente una fesseria, cioè cedere Verre in questo momento. Del resto credo che anche per l'allenatore, l'ho già detto, Verre sia il giocatore più importante di questa squadra. Sicuramente lui un segnale, una partita di Vicenza, l'unico segnale forte che ha dato l'allenatore è quello di presentare Verre con la fascia di capitano. Cioè, sicuramente non è un caso, anche perché di capitani potenziali in campo ce ne erano almeno due, come Musà in panchina. Però c'è più di un'investitura. No? Sì, sì, più, ma no, proprio che io credo che sia stato un segnale forte anche alla società, nel senso che per lui Verre, ma io sono d'accordo, è il giocatore più importante al centrocampo perché riesce a fare tutti i ruoli, tra l'altro anche in questa fase precampionato credo che sia stato tra i più brillanti, noi abbiamo visto Verre, Caprari, Benali, cioè veramente quelli che abbiamo visto veramente in palla in questa fase, e poi è un giocatore che è perfettamente integrato nel gioco della squadra, anzi ne è l'anima più o meno assieme a Memushai e allo stesso Benali, per cui cioè, cedere Verre, sì, se c'è questa possibilità
è un'operazione come quella fatta per Caprari, cioè di cederlo, magari tenerlo ancora un anno, vabbè, è un affare che si può fare, però altrimenti vuol dire un altro caso, non è che non sono figurine, nel senso che togli Verri e metti Gnucuri, chi cacchio è Gnucuri? Io non voglio dire, sono, tra l'altro l'ho visto diverse volte, è un ragazzo validissimo, però non è la stessa cosa. Quindi diciamo che è un prospetto che ha bisogno, insomma, di crescere. Prospetto, no? Che ha, mentre invece questo Pescara, se noi siamo partiti con tanto entusiasmo, credo che sia stato proprio per il fatto che la squadra per larga parte sia stata mantenuta, cioè l'assetto, la mentalità soprattutto di questa squadra. E credo che Verre, come lo stesso Memusciai, per il quale è stata fatta a mio avviso un'ottima operazione, quella di prolungare il contratto, credo che se succedesse una cosa del genere per Verre non sarebbe uno scandalo, anzi sarebbe comunque un affare. Il problema è che sicuramente la conferma di Verre è stata un po' imprevista, la società non se l'aspettava, proprio perché il controriscatto era piuttosto basso, e quindi a questo punto è chiaro che se il Pescara continua a mantenere sul mercato vuol dire che ha problemi, voglio dire, dal punto di vista economico, di gestione di questo campionato. Però ripeto, sarebbe veramente una fesseria a mio avviso, anche perché poi devi comunque sostituirlo, e non credo che ci sia un sostituto in grado in questo momento sul mercato di far fronte alla partenza di Verri. Vincenzo, volevi aggiungere qualcos'altro proprio su Verri? Sì. Ovviamente sono perfettamente d'accordo con quello che dice Totò. È ovvio che Verri ha dato e continua a dare quel salto di qualità, ed è un giocatore che a centrocampo ha un ruolo fondamentale. È ovvio che questo Gnucuri non può essere il sostituto, e oggi già si inizia a parlare di Taxidis, ma io parto da un altro presupposto. Visto che la Sampdoria ha dato soluzione Taxidis, che non è ribadito, però io parto da un'azienda. Quando ti si presenta una società e ti propone praticamente 5 milioni di euro e la tua richiesta è 6 milioni di euro per esigenze di bilancio, e non sarei così scandalizzato, se torno a ripetere, facendo gli scongiuri, perché io vorrei che non solo Verre rimanesse, ma vorrei, anzi avrei voluto, che Pescara avesse acquistato una centravanti veramente per fare quel salto di qualità e per avere speranze concrete affinché il Pescara il prossimo anno possa rimanere in Serie A. Ma credo che a volte le esigenze di bilancio purtroppo non coincidano con il valore dei calciatori. Sì. Breve replica. No, breve replica, nel senso che non sono assolutamente d'accordo. Per le esigenze di bilancio, vuol dire, il problema delle esigenze di bilancio è capire se fai un affare o meno, vuol dire, anche perché al di là di tutto tu comunque questo giocatore lo devi sostituire. Io non mi sembra che possa essere una cosa sconvolgente se per interessi di bilancio Verre dovesse restare a Pescara. Potrebbe essere un affare magari fra un anno, voglio dire, perché sicuramente è un giocatore di maggior prospettiva. Non a caso nell'elenco della prima convocazione Under Verduno l'unico pescarese in giro è Verre, perché in effetti è un giocatore di grandissima prospettiva, per cui fare solo un conto della serva per capire se ti serve, se deve risparmiare o meno, io credo che su Verre questo è un discorso che non è da sottoscrivere, voglio dire. Ripeto, la cosa giusta sarebbe quella di trovare una soluzione tipo quella che è stata trovata per Caprari. Caprari-Biraghi, lo scambio che c'è stato con l'Inter. La soluzione invece auspicabile per Edoardo De Blasio su Verre, su questa situazione. La soluzione su Verre è molto semplice. Il Pescara in questo momento deve fare la Serie A. Non può pensare di farla senza anche investire dei soldini. E noi abbiamo tutti compreso che i migliori acquisti finora sono stati Caprari, Verre, Memusciai, Benalì, Fornasier, Zampano, Crescenzi, cioè i migliori acquisti del Pescara sono stati i giocatori che siamo riusciti a confermare dello scorso anno. Non possiamo perderli. In questo momento abbiamo perso la Padula, e quello è stato un sacrificio forse inevitabile, anche se adesso comunque ci troviamo nella condizione che comunque dobbiamo spendere qualche milioncino sicuramente per trovare un centravanti all'altezza del compito in Serie A, perché non è che
se prendiamo Trotta o Burdisso, come si Berghessio. Chiama? Berghessio, Burdisso, altri, difensore, se no poi confondiamo l'idea della gente. Cioè, non è che poi non sono soldi da spendere. Comunque, la Padula d'accordo, è un sacrificio che ci aspettavamo, però gli altri non li possiamo sacrificare per ragioni di bilancio, anche se vendendo Verre oggi alla Sampdoria magari facciamo, Sebastiani fa 1 milione o 2 milioni di guadagno rispetto a ciò che ha speso per riscattarlo, poi comunque si trova nelle condizioni che deve comprare. Stiamo vedendo i gol di Trotta, sì, grande appunto, Max Bacilio, che adesso, abbracciamo certo, tutti quanti e che salutiamo. Certo, parliamo anche di Trotta, e oltre a salutare Bacilio mi sono dimenticato all'inizio di mandare un saluto all'amico Pasquale, mi chiedo scusa. Tornando al Pescara, Verre non deve essere ceduto nella maniera più assoluta. Se si fa un accordo perché poi venga veduto il prossimo anno, può anche andare bene, anche se voglio ricordare che Lucas Torreira, per esempio, sì, abbiamo avuto la fretta di venderlo a metà dello scorso anno, visto il girone di ritorno che ha fatto, se ce lo fossimo tenuto oggi l'avremmo venduto a 3 volte tanto quello che ci ha dato la Sampdoria. Quindi a volte sui giocatori bravi e giovani bisognerebbe anche investire con un pizzico di pazienza in più. Comunque Torreira è andato, è arrivato Brugman, eccetera. Verre è una mezzala, è il 4-3-3-2-1, insomma, che gioca Oddo, richiede 2 mezze ali. Oggi meglio di Verre e Memusciai non ce ne sono, e quindi Verre e Memusciai sono 2 giocatori secondo me insostituibili. C'è anche Cristante che però mi è sembrato ancora in ritardo di preparazione, un pochino lento. Io penso che noi partiamo con le certezze di Verre e Memusciai, con Brugman che dovrebbe sostituire Lucas Torreira. In prospettiva spero che torni Mandragora quando sarà pronto. Voglio ricordare che un po' difficile perché purtroppo dovrà operarsi di nuovo. Certo, lo so, no, quindi... io parlo di gennaio. È lontano. No, dico in prospettiva, noi dobbiamo cercare di riportare nelle mani di Oddo i ragazzi che conoscono quel modo di giocare, che è quasi unico in Italia. Guarda che come gioca Oddo non ci gioca nemmeno il Sassuolo, ci gioca quasi nessuno, quel modo di giocare. Quindi secondo me noi dobbiamo cercare di riportare a Oddo i giocatori che vuole lui. Trotta potrebbe essere il giocatore che ha i movimenti e le caratteristiche idonee a sostituire la Padula, e quindi dobbiamo cercare di rispettare le sue richieste e le sue esigenze. A questo punto io la fiducia ce l'ho, però Verre non deve andare via assolutamente. Siamo tutti d'accordo. Si parlava dell'attacco e naturalmente il nome che è venuto fuori negli ultimi giorni è quello di Gonzalo Berghessio, che non ha bisogno di presentazioni, insomma ha fatto molto bene nella prima esperienza italiana con il Catania, 3 stagioni oltre 30 gol, male a Genova, Sponda, Sampdoria, soltanto un gol nella stagione 2014-2015. Lo scorso anno nell'Atlas, società messicana che ha grandi problemi anche di natura finanziaria, il ragazzo è legato da altri 2 anni credo di contratto, l'ingaggio è fuori budget per il Pescara, 1.200.000 euro netti a stagione, però vuole andare via, vuole tornare in Italia Berghessio, ed è anche sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio. È un attaccante, insomma, che può fare al caso del Pescara secondo te, Totò? Ma io un attaccante giusto tra quelli che girano oramai da più di un mese credo che resti sempre Trotta, perché è un giocatore di prospettiva oltre a Trotta, di grande qualità. No, spero che Pescara voglia puntare soprattutto su Trotta. Io so per esempio che oggi in tribuna allo stadio Egidio c'è anche Luca Leone, voglio dire, credo, spero appunto che sia un'occasione per trovare un'intesa per portare Trotta a Pescara. Sì, Berghessio ha un buon prospetto, un giocatore d'esperienza, però tantissimi gol, cioè anche come movimenti, come tipo di giocatore, mi sembra che Trotta sia molto ma più adeguato al calcio che ci propone Massimo Oddo, e come dice Domando è un gioco che non ha riscontri l'altro anno in Serie B, ma quest'anno anche in Serie A non ha riscontri di quel tipo. E poi con Trotta, scusa se ti interrompo, si formerebbe la coppia di centravanti, cioè perché c'è Manai che è un indubbio prospetto e ha giocato molto bene tra l'altro nel trofeo Morosini proprio ieri a Vicenza, segnando un grandissimo gol, ci hanno detto, purtroppo le immagini non le abbiamo, però ci fidiamo di quello che ci è stato raccontato, e poi appunto Trotta che sembra ormai, non dico, però insomma in dirittura d'arrivo. No, ma vedi, voglio dire, il mercato che ha fatto il Pescara secondo me
è più che giusto, nel senso che, cioè, non è che andiamo a fare i conti in tasca alla società, però sicuramente come si è mosso in questa prima fase, diciamo, i vari obiettivi trovati, prima appunto come base la conferma dei giocatori importanti, cioè dell'assetto, e quindi tra questi ovviamente soprattutto Memushai e Verre, e poi cioè, credo che quello della Padula fosse un sacrificio inevitabile, anche per, voglio dire, per il contratto che è stato proposto al giocatore. Non dimentichiamo che ha avuto 5 anni di contratto a 1,2 milioni, insomma, non è poi queste cose, non è che conta il cuore, è ovvio che insomma il giocatore di quell'età va dritto a una società come il Milan. Però per il resto, cioè per adesso, bisogna continuare su questo tipo di percorso fatto. A mio avviso quello che è stato fatto finora da Biraghi a Cristante, anche Cristante a mio avviso è un ottimo rinforzo per questa squadra, che si adegua proprio al tipo di gioco del Pescara, di Manai in particolare, grande prospetto. Si può definire questa cosa, ripeto, difensore centrale, l'attaccante, magari un centrocampista in più, comunque comunque un trequartista che possa alternarsi con Benali, potrebbe essere quello per completare tutto il gioco. Spero appunto, siccome la società ha iniziato con questo passo, questa campagna estiva, spero che la concluda allo stesso modo. Anche perché Oddo credo che sia stato molto chiaro, insomma, e anche deciso, non fa altro che ribadire quello che stiamo dicendo noi, insomma, che la squadra lui l'ha accettata perché gli hanno promesso che non sarebbe stata assolutamente smantellata, che al di là di la Padula non avremmo perso altri giocatori e che avremmo comunque puntellato con quei due o tre acquisti che lui vuole e che lui sta selezionando. Si sono fatti tanti nomi a casaccio, no? I Borriello, gli Osvaldo, e lui ha detto erano tutte fesserie, sono giocatori che mi sfascerebbero la squadra. Invece ecco, Trotta e Ghiombre, a me basterebbe che arrivassero Ghiombre della Roma e Trotta dal Sassuolo, per me saremmo a posto, sinceramente. Tra l'altro per il centrocampo, Vincenzo, si è fatto il nome di un giocatore che tu conosci bene, perché si tratta di Panagiotis Taxidis, che era molto apprezzato ai tempi della Roma da Zeman. Tra l'altro mi ricordo che c'era proprio quella disputa con De Rossi, no? Proprio per il ruolo di centrale davanti alla difesa, e Zeman preferiva a De Rossi sempre Taxidis, non so se ricordi anche tu, qualche stagione fa. Però Taxidis è un regista, il classico regista, giocatore di grandissima qualità, assolutamente, classe credo 90-91, ecco, adesso ce lo fa vedere, ecco, e quindi se la giocherebbe con Brugman, ma non è, e lo ribadiamo, il sostituto di Valerio Verre, che Verre insomma una mezzala che si inserisce negli spazi, un altro tipo di giocatore. Sarebbe secondo te il profilo giusto Panagiotis Taxidis per il centrocampo della Pescara? Ma visto che io speravo molto che Pizarro arrivasse a Pescara, nonostante l'età, ma lui aveva affermato che fisicamente era a posto, e per quel ruolo Pirlo ci insegna che non occorre correre moltissimo. Purtroppo Pizarro non è arrivato e Taxidis potrebbe essere una buona alternativa, però certo, è ovvio, lo ribadisco, quando Daniele Sebastiani parla di mercato da 8, finora lui è stato bravissimo nel mantenere la stessa intelaiatura, lo stesso telaio della Pescara Calcio lo scorso anno. Se continuerà a farlo e se sarà in grado, visto che abbiamo Pavone e Luca Leone che sono due ottimi direttori sportivi, due scopritori di talenti, se riusciremo a individuare quelle figure che occorrono a noi in questo momento, oltre al centrale difensivo, un attaccante che ci faccia gol, per Trotta secondo me sarà questione di giorni, perché il Sassuolo sta cercando una punta, appena acquista la punta secondo me Trotta lo può liberare e magari potrà arrivare a Pescara. E sono d'accordo che Trotta più di Bergessio potrebbe essere una buona, anche perché sinceramente, vabbè, a parte che Borello è andato già alla Cagliari, ma Piniglia, Osvaldo, non mi sembrano calciatori che abbiano molta fame. Tu di Francesco ha detto no a Matri. Sì, ho visto, io di Matri ne ho parlato già da diverso tempo fa, però arrivare a Matri, secondo me, appunto, a proposito di bilanci, oggi credo che sia una utopia. Trotta sarebbe probabilmente l'anello giusto che va a chiudere una... Il complemento ideale. Sì, assolutamente. Insomma, attendiamo novità. No, vale la pena ricordare che anche
mercato scorso Pescara ha cercato Trotta, nel momento in cui prima, quindi voglio dire, non è una novità anche per l'allenatore, insomma, quindi sarebbe sicuramente un giocatore gradito al tecnico. Assolutamente. Trotta, ricordiamo, un classe 92 che ha fatto molto bene da Avellino, poi lo scorso anno non benissimo a dire il vero nel Sassuolo, poco spazio anche perché lì davanti comunque ci sono giocatori importanti come Sansone, Berardi, insomma giocatori che sicuramente, De Frel, giocatore importanti e sicuramente di spessore. Allora abbiamo detto Guzmic, difensore centrale ungherese, classe 1987, domani ci sarà il crisma dell'ufficialità, è tutto a posto, insomma 2 anni di contratto, opzione per la terza stagione, però è chiaro che noi ci andiamo sempre cauti perché molte trattative erano praticamente state definite, pensiamo ad Aieti, soprattutto Leskovic, e poi sono sfumate, ma sembra che non ci siano impedimenti per quanto riguarda Guzmic. Si farà sicuramente Marcello Trotta perché il Sassuolo lo libererà, e poi naturalmente bisognerà sistemare ancora la difesa, l'attacco con un trequartista e qualcos'altro anche a centrocampo. Edoardo, e poi andiamo in pubblicità. Sì, il Sassuolo è sul 3-0. 3-0 che Frel, che avevi ricordato poco. Stavo ripensando al fatto che quel ruolo comunque per noi è un ruolo sfortunato, perché lo scorso anno noi abbiamo perso sul filo di lana Salomon, che il Cagliari ci soffiò quando Salomon era già qui in ritiro a Dragonara. L'abbiamo pagata cara quella cosa lì, perché lo scorso anno se avessimo avuto Salomon probabilmente saremmo finiti con 20 punti di vantaggio sul Cagliari e sul Crotone, perché ci è mancato proprio quell'anello lì. Quindi io penso che adesso dobbiamo fare qualunque sforzo, qualunque sacrificio per puntellare quel ruolo, perché un altro caso Salomon non lo dobbiamo. L'anno scorso abbiamo passato i guai in difesa in una parte centrale del campionato quando si infortunò, ricordiamocelo, Campagnaro, e quindi insomma non possiamo fare la Serie A. La Serie A è ben, con, cosa ben diversa, con tutto l'affetto e rispetto per Coda, Campagnaro, Fornasier e Zuparic, in quattro non fanno per uno affidabile in questo momento. E comunque uno la prima scelta, lo ha spesso dichiarato lo stesso presidente Sebastiani, è Gyomber, la prima scelta di Oddo, e sicuramente ci sarà questo contatto, lo ripetiamo, sabato 6 agosto quando il Pescara affronterà in amichevole a Castel di Sangro alle 20:30 il Celta de Vigo, insomma squadra che milita nella Liga Spagnola. Sarà un test di respiro internazionale. Il nostro Max Pacillo ci sta facendo vedere proprio la scheda di Norbert Gyomber, che è un centrale slovacco di cui si parla molto bene, ha giocato con continuità nel Catania, un po' meno nella Roma, ma per ovvi motivi è giovane, è del 92, vedremo quello che succederà. Noi ci fermiamo per pochi istanti, pubblicità, saluto anche Diego Martelli che ci sta inquadrando proprio in questo momento, la linea torna Max Pacilio. Eccoci qui, allora torniamo in diretta dal ristorante Bolsena di Montesimano. Naturalmente qui si continua a parlare, a dissertare di calcio. Non sono affatto d'accordo Edoardo De Blasio, Totò De Leonardis e Vincenzo Cilli, no, stiamo naturalmente scherzando. La bottiglia prima che era in evidenza dall'inizio della trasmissione non era finta, infatti ci siamo versati un po' di vino, ottimo devo dire. E ringraziamo Gianluca Belmonte, insomma il gestore, il proprietario del ristorante Bolsena, un grande amico. Allora, stavamo parlando dei difensori del Pescara difensori che sono tra gli obiettivi, c'è anche Cesare Bovo, anche questo giocatore non ha bisogno di presentazione, insomma una lunga carriera tra Roma, Genoa, Palermo, in uscita sembrerebbe così dal Torino, ma attenzione perché c'è l'Atalanta sulle sue tracce, un classe 83, 33 anni, nelle ultime 3 stagioni nel Torino, insomma una grande esperienza, un difensore sicuramente affidabilissimo, direi, non affidabile. No, tra l'altro ha sempre giocato questa stagione, hai detto tu, titolare, ha giocato, giocatore molto affidabile, tra l'altro ogni anno quei 2 o 3 gol li tira fuori, con molto bravo sui calci piazzati ad entrare, insomma è un giocatore di esperienza, e tra l'altro che conosce il campionato italiano, che non è un particolare da curare. Tu preferisci Bovo a Gyomber? Sì, secondo me sì, cioè, Gyomber. Ma a mio avviso il tipo di giocatore che in questo momento serve a Pescara, al di là dei giovani di emergenti, io ci metto Fornasier,
Più bene o male credo che Giombre abbia più o meno quelle caratteristiche, insomma, come tipo di, almeno sia come età che come esperienza. E cui dovesse essere Bovo, a mio avviso sarebbe sicuramente un giocatore molto più prezioso, a mio avviso. Ex Roma, anzi credo che sia nato calcisticamente, non mi vorrei sbagliare, proprio nella Roma, no Vincenzo? Tu lo conosci in modo particolare? Sì, sì, no, calciatore sicuramente di esperienza. Io vado per esclusione. Bovo potrebbe essere un'alternativa, anche perché credo che Gionberg, mia modesta opinione, sarà molto difficile che possa arrivare a Pescara, perché un calciatore che ha 650.000 euro di stipendio netto all'anno, credo che alla fine nel monte stipendi, insomma, Pescara avrebbe, potrebbe avere qualche difficoltà. La Roma deve contribuire, eh? Sì, sì, però dalle notizie che si leggono quotidianamente sembra che invece la Roma non abbia nessuna intenzione di contribuire, poi queste sono le notizie. Tu dovresti sapere, tu ci parlavi abitualmente quando era a Roma. Quanto prende Bovo, questo sinceramente non lo so, però credo che non siamo molto distanti, certo, è chiaro. Io parliamo quello che di un voglio, cioè... E se non mi ricordo male anche mi conforterà Totò sicuramente l'amico Edoardo, anche 4 anni fa. Quando andammo in Serie A ci fu un interesse di Pescara per Bovo, se non ho... Confermo, ricordo perfettamente quella trattativa, poi non andò in porto, Edoardo, cioè, volevi aggiungere... Io voglio dire questo, credo che sia inevitabile nel momento in cui prendi un paio di giocatori comunque di un certo livello che hanno già giocato in Serie A, hanno già avuto contratti in Serie A, sia inevitabile che il loro stipendio sia più alto rispetto a quello dei nostri giocatori di Serie B. Voglio dire, cioè, nessuno dei nostri viene da stipendi come quelli di Gionberg, di Bovo o anche dello stesso Trotta, perché sono giocatori che hanno avuto contratti in Serie A. Però se tu vuoi rinforzare la squadra con almeno un paio di giocatori che la Serie A l'hanno fatta fino a ieri, che hanno giocato titolari in Serie A l'anno scorso o vicino ai titolari come Gionberg e Trotta, è inevitabile che un piccolo sacrificio economico dal punto di vista dello stipendio lo devi fare. Cioè non si può fare. Se non acquisti il cartellino, insomma, è chiaro che qualche sacrificio. Io credo che anche con i compagni di squadra sia inevitabile. È chiaro che un Memusciai, un Verre, dopo che avranno fatto un anno di Serie A, il prossimo anno avranno stipendi più alti, non avranno lo stesso, però loro ma credo che siano perfettamente consapevoli, ecco, insomma, cioè, mercato, siccome si sente sempre Pescara, questo ritornello, ma io non posso dare 600.000 euro a Gionberg quando gli altri prendono 400. Però il discorso secondo me è logico, sì, ho non capito, bisogna, Massimo, ma bisogna allora anche calmierare sotto carità, il profilo economico, però e allora a quel punto ti devi rinunciare all'idea di prendere giocatori che vengono dalla Serie A, sì, devi prendere solo giocatori di Serie B o di Serie inferiore che sono abituati a stipendi più bassi. Un difensore centrale, seppur bravo, però comunque 24enne che non ha giocato sempre lo scorso anno, anzi pochino, 650.000 euro netti, allora io investo sotto questo profilo su un attaccante che mi fa sempre mi può fare la differenza. Ma probabilmente devi fare tutte e due le cose, Massimo, capito? Cioè arriva il momento che tu in campo non è che puoi mettere i soldi, qualche giocatore di livello lo devi mettere, se tu vuoi avere una squadra che rispetto a quella dell'anno scorso sia più forte, perché deve fare la Serie A e non la Serie B, hai perso la Padula, hai conservato il giocatore che avevi, ma hai perso la Padula, quindi sulla carta oggi sei più debole dello scorso anno, devi fare la Serie A. È evidente che due giocatori di Serie A li devi prendere, insomma, sembra che questo sia una cosa banale, quasi infantile quella che dico, ma è matematica, che ci sia piena consapevolezza in noi questo siamo senso. Noi siamo quelli dell'anno scorso meno la Padula. Facciamo così, vediamo qualche messaggio su Facebook. Intanto ricordo che martedì 9 agosto, anzi è la prima volta che diamo questa notizia, ci sarà l'amichevole all'Aragona di Vasto tra la Vastese neopromossa in Serie D, allenata da Colavitto, Dies, Pino De Filippis e il Pescara. Quindi martedì 9 agosto Vastese Pescara allo stadio Aragona di Vasto, ore 20:30. Patrizio Di Giacinto scrive: buonasera a tutti, ma mi spiegate perché da Gionber a Ertò a Stendardo per l'attacco solo Trotta mi piace, se poi ci danno Matri e Ose Mauri e Di Diamanti cosa c'è di vero? Grazie, mi sbaglierò, ma preferisco giocatori che conoscono la categoria. Guzmic non conosce la lingua, ha bisogno di ambientarsi. E Macheda che fine fa? Fatto saluti. Beh, insomma, per quanto riguarda Macheda, credo che ormai sia sparito dai radar biancazzurri. Non mi pare che sia un giocatore da Pescara, soprattutto perché ci sono altri obiettivi. L'obiettivo principale, abbiamo detto, è Trotta. L'alternativa, o meglio, insomma, l'altro nome di cui si sta parlando è Bergessio. C'è già Manai, quindi mi pare che sotto il profilo dell'attacco, cioè le punte centrali sono quelle.
Macheda sarebbe un altro centravanti da mettere in organico, mi pare troppo, no Totò? Ma io credo che Macheda sia apparso sul monitor del Pescara solo perché ce l'hanno messo, voglio dire, non credo che sia stata mai una trattativa e nemmeno che rientri in una lista probabile di Odd, insomma, se ne è parlato tanto, ma come si parla di tantissimi giocatori che hanno sponsor particolari, ovviamente parlo dei procuratori, che hanno il nome di Macheda girato, ma credo che non sia stato mai né richiesto né richiesto, soprattutto né indicato dal tecnico, che è la cosa più importante. Quindi questa campagna estiva, non solo su Pescara ma un po' su tutta la Serie A, è un valzer continuo, una girandola di nomi, la maggior parte è giusto, soprattutto potremmo chiamarla propaganda, come la vogliamo chiamare, però un modo di promuovere questi possibili prospetti, che poi però alla fine, insomma, di vero c'è poco. Per carità, Federico Macheda, insomma, prometteva bene, è un 91, ha giocato nella Lazio, la Sampdoria, ex nazionale Under 21, Manchester United, però negli ultimi anni, insomma, non si è più sentito parlare di questo ragazzo, tra l'altro di proprietà del Cardiff City, non mi pare che abbia lasciato il segno negli ultimi anni. No, ma appunto io credo che, insomma, il tecnico non ci abbia mai pensato, e credo nemmeno la società alla fine, insomma, è chiaro, credo che sia stato soprattutto proposto come tanti altri di cui abbiamo parlato in questi, cioè di nomi ne sono apparsi un centinaio. Succede sempre in questo momento. No, ma non sempre, soprattutto in questi ultimi anni, oramai era una specie di giungla in cui puoi dire tutto. E poi da lì è questo che muove il mercato, cioè è la chiacchiera che muove il mercato, non viceversa, non è che il mercato si muove per movimento proprio, nel senso, purtroppo è questo, è la realtà, è uno, cioè direi, delle grandi fesserie di questo calcio nuovo, che purtroppo oramai sei ostaggio di questo tipo di... È anche vero che dura troppo, secondo me, no. Insomma, esageratamente lungo questo calciomercato, 2 mesi ma anche di più, perché luglio-agosto, ma si comincia a parlare di mercato praticamente, anzi non finisce mai, perché se ne parla in ogni momento, in ogni giorno. Però i 2 mesi di mercato canonici, a mio avviso, sono esageratamente lunghi, non so se siete d'accordo. No, assolutamente d'accordo, ma questa è una delle tante regole del calcio che secondo me andrebbero cambiate. Come andrebbe cambiata, la Lega pare che finalmente ci sta pensando alla ripartizione dei diritti televisivi, perché oggi i criteri, me li sono andati a leggere, sono molteplici: abbonati, popolazione, eccetera, cioè squadre che vengono dalla B alla A. Volevo tornare un attimo anche sul discorso degli stipendi, non per ultimo. Cioè, tu dai 650.000 euro a Gomberg e ti arriva Campagnaro che prende un terzo, e non parliamo dell'ultimo, con il massimo rispetto per Gomberg, che magari ti farà 38 partite da titolare. Deve essere anche un equilibrio nello spogliatoio. Assolutamente, nello spogliatoio e a livello aziendale, quindi lì bisogna fare estrema attenzione. Se la Roma in questo caso, come oggi molte società fanno, pur di cedere, appunto, di scrollarsi nel bilancio l'ammontare dello stipendio, sono disposti a pagarne una parte, e se la Roma lo farà, ben venga. Ecco qui, Serie A, ecco i soldi della TV, ringraziamo ancora Max Paciglio che ci segue sempre. Allora, stavamo vedendo Juventus, Max, ecco qua, Juventus 103 milioni, Carpi e Frosinone 22, in mezzo tutte le altre, questo naturalmente è l'articolo dell'11 marzo 2016, quindi dello scorso anno, e insomma stiamo parlando di una disparità, credo, di trattamento tra i grandi e i piccoli, ma mi sembra anche normale, no? No, tu dici no, assolutamente troppo, no. Assolutamente no, perché fanno lo stesso campionato, voglio dire, le regole poi cambiano in base a quello che hai in tasca, non è normale, voglio dire. È ovvio che se i presidenti, la Lega deve trovare un modo diverso che tuteli soprattutto le squadre più piccole.
la storia del paracadute, tu intanto però retrocedi e prendi il paracadute, però vorrei magari preferirei non, provare a non retrocedere con una divisione diversa di tutto questo grande budget che danno le televisioni, perché è ovvio che è uno squilibrio incredibile, non a caso, voglio dire, quest'anno il mercato chi l'ha fatto? La Juve, benissimo, e poi chi lo fa? Il Napoli che ha preso i soldi della Juve, vuol dire è una specie di circolo chiuso, è un duopolio. Ma sì, ma alla fine non ne esci, voglio dire, non ne esci, con tutto il rispetto per l'organizzazione della Juve, delle grandi squadre eccetera, però visto che lo cambiate lo stesso, devono trovare una regola che tuteli in maniera diversa tutte le società, e questa è la cosa. Siamo allora alle squadre di B, di Lega Pro e di Serie D, soprattutto di Lega Pro, che davvero non hanno contributi, e quindi bisogna fare i complimenti ai presidenti che tengono le squadre in Lega Pro, per esempio a Campitelli, senza il quale forse a Teramo il calcio non esisterebbe più, perché ormai la situazione è questa. Anzi, vorrei sottolineare che a Lanciano il calcio è praticamente finito, perché l'ultimo tentativo di coinvolgere qualche imprenditore è andato a vuoto, quindi niente Serie D ma neanche eccellenza. Il calcio a Lanciano è finito, insomma, meditate, gente che ci state, voi che ci state guardando, che ci guardate sempre, ci ascoltate, però il calcio si fa con i soldi, quando vengono meno le risorse finisce tutto, quindi sì, gli imprenditori avranno anche sbagliato, però bisogna anche dare atto alla famiglia Maio, che per 8 anni ha tirato fuori, insomma, tantissimi soldi, ha fatto i suoi errori, li ha commessi, non è stata chiara alla vigilia dell'ultima stagione, se avesse detto abbiamo problemi, magari si sarebbero create le condizioni per un passaggio di proprietà in corso d'opera. Così non è stato, il calcio è finito a Lanciano. Questa è la realtà dei fatti. Edoardo. Beh, sì, è molto grave, e questo ci fa capire ancora di più quanto dobbiamo essere grati a Sebastiani e agli altri del fatto di riuscire a mantenere il Pescara a questi livelli, pur essendo una piccola città con i problemi economici che ci sono. L'Abruzzo e Pescara non sono certo un luoghi dove si fanno tanti soldi, dove ci sono grandi imprese, quei poche imprese che ci sono purtroppo del Pescara non se ne importano nulla, e quindi dobbiamo essere grati a loro. Quello che è successo a Lanciano dispiace tantissimo, io non so quali siano stati i retroscena, ma certo la famiglia Maio, che pure ha fatto grande quella squadra, poi l'ha lasciata in condizioni, cioè si è giocata tutto il ben fatto se l'è giocato, perché tu non puoi passare la mano lasciando la squadra nemmeno in eccellenza, insomma, se tu passi la mano la passi perlomeno in Lega Pro, insomma, ecco. Quindi è anche vero, sintomatico del fatto che insomma sono andati via i Maio. Sì. Bastavano 300.000 euro per iscrivere la squadra in Serie D e nessuno si è fatto avanti, 50.000 euro per il campionato di eccellenza e nessuno si è fatto avanti, cioè dobbiamo anche ringraziare, perché sono stati eccezionali i tifosi che sono riusciti purtroppo a racimolare soltanto credo 15.000 euro, insomma. Va dato atto anche alla gente di Lanciano, effettivamente le vittime sono a questo punto i tifosi e gli sportivi, no Totò? Ah sì, purtroppo era una brutta storia, una bella storia finita male. Malissimo, non male, in maniera addirittura fallimentare. È ovvio che questa storia della colletta era un sogno quasi impossibile, non è mai riuscito una colletta nel mondo del calcio, tanto più quando appunto non ci sono imprenditori che hanno questo interesse ad aiutare o comunque ad entrare in gioco e a mettersi in gioco. Quindi dispiace perché è stata veramente una bella favola finita all'improvviso, ma non all'improvviso. Credo che la gestione della passata stagione sia stata veramente fallimentare da tutti gli aspetti, dal fatto che si è sbagliato prima e poi si è sbagliato di nuovo a gennaio, quando sono stati liquidati tutti i giocatori che pesavano un po' troppo, insomma, quindi magari bastava partire in anticipo per un programma di contenimento e probabilmente il Lanciano oggi sarebbe comunque, non so se fosse riuscito a salvarsi, però sarebbe ancora calcio in una città che insomma lo meritava. La massima espressione oggi come oggi a Lanciano a livello calcistico è la società Marcianese, che milita in prima
categoria. Davvero un peccato, una fine ingloriosa, la stiamo commentando, ci dispiace moltissimo, anche perché insomma gli ultimi 4 anni sono stati 4 anni eccezionali, con la storica promozione nel 2012 dalla C1 alla Serie B, e poi almeno 3 degli ultimi 4 campionati di B disputati ad altissimo livello. Ricordiamo che il Lanciano ha sfiorato anche i playoff nella gestione se non avesse avuto Baroni sarebbe andato in Serie A, infatti. E comunque insomma auguriamo le migliori fortune sicuramente a chi un giorno prenderà in mano la situazione a Lanciano. Davvero è un peccato e una sconfitta un po' di tutti. Per quanto riguarda invece il Sassuolo, storica qualificazione in Europa League, ha vinto il ritorno con il Lucerna dei preliminari, 3-0 credo il risultato finale, doppietta di Berardi, rete di De Frel, complimenti al Sassuolo. Complimenti a Eusebio. A Eusebio Di Francesco, però lì insomma c'è una società importante, una società modello, c'è un tecnico, idee, non solo soldi ma idee. No, ma infatti sicuramente il calcio italiano in questo momento attraversa una crisi molto grave, ma non solo credo una crisi finanziaria, credo anche una crisi di idee, perché assistiamo a realtà come appunto il Sassuolo, certo il presidente del Sassuolo, non dimentichiamoci che è l'ex presidente di Confindustria, d'accordo, ha fatto lo però stadio sicuramente di proprietà, avere direttori sportivi come Bonato, avere uno staff dirigenziale adeguato all'altezza, è un allenatore preparatissimo, riesce a sicuramente a qualificarsi per la Coppa UEFA. A proposito di Lega Pro, abbiamo Bonato che è passato all'Udinese. Sì, adesso è l'Udinese, però prima era con la Sassuolo. Leggevo oggi che alcune squadre sono state ripescate in Lega Pro, tra le quali la Lupa Roma, e credo che il presidente Gravina, che è una persona eccezionale, un ottimo dirigente, avrà un gran bel lavoro. Vedo anche una buona Serie B, ieri c'è stata la presentazione a Cesena con un ottimo presidente, con Abodi. Vorrei che anche la Serie A, perché il problema parte dall'alto, come giustamente diceva anche Totò, cioè se tu hai una società come la Juventus, che già ha un patrimonio finanziario grazie alla famiglia Agnelli notevole, gli vai a dare anche 78 milioni di euro, è ovvio che poi c'è quella che ti fa una campagna acquisti praticamente, no, che è stata la prima e forse l'unica in Italia, perché quale altra società, il Milan e l'Inter, che dovrebbero tornare ad essere antagoniste della Juve, ma se non arrivano i cinesi, anche se nell'Inter sono già arrivati, nel Milan pare che debbano arrivare. Sono squadre che non possono competere con la Juve. Stai facendo innervosire Totò, hai parlato dell'Inter che veramente versa in una situazione veramente pietosa. Io da tifoso invece auspico che la Juve abbia concorrenti agguerrite, l'Inter, Milan, la Roma, il Napoli, per rivedere finalmente un campionato all'altezza, non un campionato che dopo 2 mesi, 3 mesi sia finito. Comunque quelli sono diritti TV. Edoardo, e poi andiamo in pubblicità. Sono diritti televisivi e purtroppo il calcio è diventato un commercio televisivo, uno sport più virtuale e televisivo che non reale vissuto negli stadi. Gli stadi sono sempre più vuoti e il calcio è diventato uno sport televisivo. E quindi gli Sky, Mediaset che comandano, e quindi è evidente che il prodotto Juventus si vende molto di più del prodotto Frosinone. E quindi fin quando tu parli di diritti TV, cioè di ciò che rende dal punto di vista economico quel prodotto, l'immagine, è inevitabile che Messi guadagni di più di La Padula, per dire, no? Allora è inevitabile che la Juventus venda il prodotto TV molto di più del Pescara. Logica commerciale. Perché è un calcio commerciale. Assolutamente. Allora ci dobbiamo fermare per pochi istanti, l'ultima pausa, la seconda e ultima pausa, poi torneremo per il gran finale, notizie che ha raccolto poc'anzi Totò De Leonardis, vero Totò? Tantissime notizie. Restate con noi. Ma non c'era uno stadio un po' più vicino? Evidentemente no, sappiamo, però era l'unico, diciamo così, disponibile, anche perché ci vuole anche uno stadio importante, perché si tratta comunque di un test internazionale, e ricordiamo che non si gioca allo stadio Adriatico per i lavori di riqualificazione inerenti proprio il manto erboso. Allora, i prezzi sono curva 5 euro più 2 euro di prevendita, distinti 10 euro più 2 euro di prevendita, tribuna centrale 15 euro più 2
€2 di prevendita. I tagliandi non sono nominativi e possono essere acquistati a partire dalle 15 di sabato anche al botteghino dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Poi martedì 9 agosto è ufficiale l'amichevole Vastese e Pescara, inizio alle 20:30 allo stadio Aragona di Vasto, e poi il 13 naturalmente il turno di Team Cup. Posso fare una precisazione? Sì. Cioè, quindi curva €7, distinti €12. Vabbè, e tribuna centrale €17. Vabbè, però insomma dobbiamo anche specificare bene, così come. No, al botteghino i €2 non ci sono. Però. Esatto, al botteghino no, però se li acquisti in prevendita naturalmente ci sono i due, quindi abbiamo dato una informazione completa. Vabbè, allora, esaustiva. Allora, sabato 13 agosto ci sarà naturalmente anche il debutto del Pescara in Team Cup all'Adriatico Giovanni Cornacchia contro la vincente tra Frosinone e Como. Como che ha battuto nel primo turno il Montecatini 3-0, il verdetto finale. Frosinone e Como si affronteranno domenica nel secondo turno di Team Cup. Il Teramo eliminato, come sapete, dall'Alessandria, ma ha giocato una signora partita sfiorando a più riprese il pareggio. Insomma, un Teramo che è uscito a testa alta. Teramo che oggi ha affrontato in amichevole allo stadio Bonolis l'Alba Adriatica, ha segnato, ha deciso il match Petterman, che è un centrocampista molto interessante del 94, ex Sant'Arcangelo, di proprietà del Palermo, è stato proprio prelevato in prestito dal sodalizio biancorosso. A proposito di Lega Pro, in attesa di qualche altro messaggio, ce n'era uno che abbiamo letto nel corso della pausa pubblicitaria a firma di Marco Ale, che aveva delle domande o considerazioni da fare. Allora, sono stati ufficializzati oggi i gironi di Lega Pro, tutto nella norma, lo si sapeva, criterio verticale, il Teramo farà parte del girone centrale che di fatto è stato eliminato, infatti è un girone nord-est con squadre del centro Italia che però giocheranno con formazioni come Venezia, Parma, il Parma che ha acquistato oggi Emanuele Calaiò dallo Spezia. Insomma, è un torneo importante, difficile, le squadre diciamo più accreditate alla vittoria finale per la campagna acquisti sontuosa sono appunto Venezia, il Venezia di Pippo Inzaghi, e il Parma. Totò, questo girone? Bello, interessante, cioè, molte squadre di grandi tradizioni, curiosissimo in particolare il Parma, che insomma che rinasce anche con grandi obiettivi, può essere sicuramente un bel campionato. Il Teramo, per come è partito, mi sembra che sia messo abbastanza bene, può fare a mio avviso un buon campionato. Quello che ho visto, il Teramo che ho visto contro il Pescara, già a mio avviso era una squadra discreta, a buon livello, quindi può crescere. L'apporto di Sansovini a mio avviso sarà molto, molto prezioso, come sempre, questo oramai è un intramontabile, perché continuerà a segnare gol fino a che avrà voglia di giocare. Per cui sicuramente sarà un bel girone, insomma. Allora, ricordo le squadre del girone B, c'è una X, perché le squadre finora sono 59, c'è una X, potrebbe essere l'Albino Leffe, comunque è anche sub iudice, così se si può dire così, anzi si deve dire così, la situazione della Paganese che era stata bocciata al Consiglio Federale, invece il TAR ha riammesso la Paganese, ma ci sarà la sentenza del 30 agosto inappellabile. Quindi Ancona, Bassano, Fano, Feralpisalò, Forlì, Gubbio, Lumezzane, Maceratese, Mantova, Modena, Padova, Parma, Pordenone, che è una società ambiziosa, lo scorso anno, lo ricordiamo, ha disputato la semifinale playoff, persa poi col Pisa che ha vinto il campionato battendo il Foggia in finale. Reggiana, San Benedettese, Sant'Arcangelo, Sud di Tirol, Teramo e Venezia. Ecco, ci sono 7 squadre che hanno giocato in Serie A. Non è poco, hai ragione. No, io volevo, guardando scorrere queste squadre, ho visto la Maceratese, sì, e ho ripensato a Melchiorri, esatto, che non abbiamo nominato niente. Hai ragione. Io voglio ricordare a tutti che Federico Melchiorri, quando tornerà ad essere abile e arruolato, 15 settembre pare, appunto, sarebbe un giocatore preziosissimo per un ritorno a Pescara, felicissimo di tornare a Pescara. Ci può stare, quindi, esatto, ci quindi io stare. Non lo dimenticherei e lo accoglierei a braccia non aperte, apertissime, perché ora è andato, sì, via con la morte nel cuore da Pescara, anche perché ricordiamo è stato fischiato in maniera ignobile, sì, da alcuni idioti quando è tornato a Pescara, e lui ci ha pianto, l'ho visto io piangere per il dispiacere. Federico Melchiorri è un grande giocatore, stato sfortunato nella sua vita due volte, è vero. Speriamo che sia finita,
la sfortuna. Beh, sull'integrità morale del ragazzo non ci sono dubbi, soprattutto poi un grande giocatore. Poi un grande giocatore, innamoratissimo di Pescara, io auspico davvero il suo ritorno a Pescara. Tra l'altro, Vincenzo, c'è da dire che ci può stare questa trattativa anche Totò Lo Sanz, perché il Cagliari ha acquistato, ha ingaggiato Borriello, ma anche sulle tracce di Djuric, il bosniaco della Cesena, quindi ci può stare, perché poi Melchiorri sarebbe inevitabilmente in uscita. Guarda, Federico l'ho sentito 15 giorni fa quando sono stato a Cagliari e in un messaggio gli ho scritto: noi pescheresi auspicheremmo un tuo ritorno a Pescara. Gli ho detto: ah, credo che sia difficile magari per il Cagliari, per la società, però nella vita non si sa mai, quindi la speranza è l'ultima a morire. Eccolo qui Melchiorri con la maglia del Padova in queste immagini, poco prima di naturalmente arrivare a Pescara, e fu il gol, uno dei gol, o il palo colpito contro il Pescara l'anno in cui allenava il Pescara Cosmi, era la seconda parte della stagione 2013-2014, sì, il gol di Melchiorri. Insomma, sono state tante le realizzazioni che i tifosi del Pescara ricordano, soprattutto lo scorso anno, un grande campionato, un campionato, tra l'altro la generosità sempre colpito di questo ragazzo, oltre alle sue qualità, no? Certo, no, ma un ragazzo, un professionista serio, insomma, ha avuto una sfortuna, ragazzi, questo è stato operato per una malformazione cerebrale che gli ha troncato la carriera per 2-3 anni nel momento migliore, sempre è stato bravissimo, bravo chi l'ha portato a Pescara, e quello che ci ha fatto vivere a Pescara è stato qualcosa di fantastico, e anche ha contribuito in maniera decisiva alla promozione del Cagliari. Assolutamente, stiamo rivedendo i gol. Questo è il gol di Crotone, straordinario, praticamente si è fatto tutto il campo da solo, ne fece due in quella circostanza. Il Pescara credo che vinse 4-2, se non vado, no, 4-1, proprio lo scorso anno nel giro di andata. Questo è il secondo gol realizzato a Crotone, cioè è un ragazzo che ha fatto delle cose straordinarie, strepitose. Se questi gol li avesse realizzati magari un Messi, sto facendo così, insomma, è un'iperbole, però un Higuain se ne sarebbe parlato per quanti giorni, per quanti... Invece che è successo? Che va al Cagliari e Rastelli lo fa giocare poco. È l'assurdo del calcio, no? Io credo che questo è il gol di Catania. No, ma voglio dire, nonostante l'assenza di Melchiorri, secondo me tra tutti i nomi che circolano sicuramente quello di Melchiorri sarebbe... Sì, però poi dobbiamo fare una scelta perché ne sono troppi. Però quella di, a mio avviso, quella di Melchiorri potrebbe essere la soluzione successiva, magari per gennaio, voglio dire, se Pescara riuscisse a trovare la strada, Melchiorri sarebbe veramente un grandissimo rinforzo per la squadra. Attualmente lui è in ripresa, ha avuto questo brutto infortunio, non credo che sarebbe pronto già da ottobre o magari metà novembre, quindi non la vedo come soluzione. Questo è il gol col Vicenza in casa, 2-2. Però se Pescara ci fa un pensierino per riportarlo in bianco-azzurro, magari nella seconda sessione di mercato, sarebbe male, sarebbe un bel affare. Assolutamente. Bene, allora noi adesso però pensiamo alla difesa, perché difesa e centrocampo sono dobbiamo una cosa più importante. Difesa, che l'anno scorso, quando non ha funzionato la difesa, anche se abbiamo un grande attacco, siamo andati sotto. Quindi bisogna assolutamente rinforzare la difesa. Ecco, qui stiamo rivedendo invece il primo gol realizzato con la maglia del Pescara, o il secondo, trasferta di Cittadella. Tra l'altro fu inquadrato Politano, mi ricordo, dalle telecamere di Sky, e tutti quanti siamo rimasti ingannati. In realtà il gol era stato di Federico Melchiorri. Questa invece è la rete, questa è la rete con Latina, dopo un bel duetto, un bel dialogo proprio con Matteo Politano. Tra l'altro scriveva Marco Ale, non so se lo possiamo leggere, mi rivolgo a Max Pacilio: Politano vedrebbe bene Marco Ale, che salutiamo e ringraziamo, nel Pescara 2016-2017. Ma no, chi non lo vedrebbe bene uno come Marco? Però credo che Politano sia un pezzo importante soprattutto per Di Francesco, che lo ha ulteriormente affinato, fa parte integrale dell'organico, una delle prime scelte per la... Quindi irraggiungibile. No, assolutamente, non è fuori portata. Ecco, Marco Ale scrive: al Sassuolo, oltre a Trotta, mi farei dare Politano. In alternativa Sidigardi dal Verona o Galano, ecco, leggiamo ancora, Galano del Vicenza, credo che, se non ho letto male, Galano. Allora, tra poco torneremo sulla pagina Facebook. C'è da dire che Sidigardi era stato fatto, almeno oggi abbiamo letto sui giornali, un tentativo. Per l'attacco andrebbero bene uno tra Matri, Piniglia o Pazzini.
A centrocampo, oltre a Taxidis, qualche altro nome buono? In là ci vogliono anche giocatori di esperienza. Ha ragione Marco Ale. Per quanto riguarda Siligardi, sarebbe stato fatto, siamo sempre il condizionale, un tentativo che è andato a vuoto, ma Siligardi è apprezzatissimo da Davide Nicola, allenatore del Crotone, che l'ho avuto a Livorno nel 2012-2013, quando Siligardi fece un campionato strepitoso, tra l'altro contribuendo in maniera determinante alla promozione di quel Livorno in Serie A, vincendo. Sì, sì, no, è assolutamente così. Credo che sia in questo momento il calciomercato vive un momento di stasi, di stallo. Credo che bisogna aspettare almeno un'altra settimana per avere delle risposte pronte. Già se domani dovesse arrivare questo centrale difensivo dall'Ungheria, sarebbe sicuramente una buona notizia. E poi io credo che almeno 7-10 giorni bisogna aspettare per l'attaccante. Anche perché Fornasier credo che non sia pronto. Fornasier sarà pronto a partire da sabato, cioè praticamente ha recuperato, è chiaro che non ha ancora i 90 minuti, però Oddo è stato chiaro poco prima dell'amichevole col Pineto di domenica scorsa, deve rifare da capo la preparazione perché ha avuto un problema al tendine d'Achille. Massimo, scusa, prima di chiudere vorrei fare un invito ai tifosi pescaresi. Siamo arrivati credo a più di 6.000 abbonamenti, vorrei invitare i tifosi pescaresi, insomma, visti i prezzi di quest'anno, che insomma in curva 10 euro, distinti circa 15-18 euro, tribuna 30 euro, insomma visti i prezzi abbastanza relativamente abbordabili, invito caldamente i tifosi a fare l'abbonamento, che credo sarà possibile farlo fino al 13 agosto, il giorno del debutto in Team Cup. No, probabilmente Cili darà anche un suo contributo a chi si affretterà a prendere l'abbonamento, quindi torrete tutti qua. Questa non è male. No, volevo dire una cosa per conclusi, come si parlava di questi attaccanti. Allora, Matri 4 gol con la Lazio, sì. Piniglia mai in doppia cifra in Serie A, Pazzini disastroso l'ultimo anno col Verona, e in più la cosa vera è che giocatori di questo tipo, lì veramente conta il problema dell'ingaggio, perché è chiaro che un giocatore tipo Matri, tipo Pazzini, se viene a Pescara intanto pretende magari un contratto di due o tre anni a prezzi incredibili, e lì veramente la differenza, questo il Pescara non lo può sostenere assolutamente, magari il contratto da 600.000, cioè io credo che ci possa arrivare, voglio dire, però a questi livelli veramente sono, cioè anche metterli in giro secondo me è una fesseria. Siamo in perfetta consonanza, allora noi concludiamo qui l'appuntamento con lo speciale calciomercato, non prima però di aver dato qualche notizia riguardante la Serie D. Ci sono tante formazioni abruzzesi quest'anno, intanto l'Avastese, che affronterà il Pescara martedì 9 agosto in amichevole alle 20.30 stadio Aragona, ha preso un portiere russo classe 1996 dal Sorrento per completare l'organico. Ci ha detto proprio oggi il DS Pino De Filippis, che tra l'altro è stato anche un ex portiere importante dell'Avastese, manca due terzini under. Per quanto concerne invece l'Avezzano, ha completato l'organico, abbiamo parlato col presidente Paris, è stato reintegrato Marretti, classe 98, che sembrava in uscita, invece è rimasto. C'è stata anche un'impennata, ci ha proprio detto così Paris al telefono, per quanto riguarda la campagna abbonamenti, erano soltanto 12 gli abbonamenti sottoscritti fino a due settimane fa, adesso siamo arrivati a 40. Come la Lazio, 11 aveva fatto. Però insomma l'Avezzano, ricordiamo che è una realtà molto importante, storica della nostra regione. L'Aquila ha battuto oggi il Moro Paganica, squadra di prima categoria, 9-1 il verdetto finale. Si è messo in evidenza Ganci, autore di una doppietta, manca un difensore centrale, un centrocampista, sicuramente sarà contrattualizzato Carteri, un classe 82 che non ha bisogno anche lui di presentazioni, più di 200 presenze nella cittadella tra Serie C e B, sicuramente un centrocampista importante, un rinforzo di spessore per la squadra di Massimo Morgia, che ha adesso un organico davvero da squadra super, no Totò? Malgrado poi le sue esternazioni, no? Dell'Acquasanta, dello stadio. No, sicuramente. Il progetto, se lo stadio di Acquasanta non viene ultimato entro il 30 settembre. Evidentemente anche il lavoro che ha portato avanti Battisti credo che sia stato determinante, ha rifatto completamente una squadra, e credo che sia comunque una squadra che può nutrire delle ambizioni al campionato che andrà a fare. Quindi insomma spero che sia questo almeno per l'Aquila l'anno del rilancio, dopo troppe delusioni. Insomma l'Aquila a mio avviso è andata pure bene per un paio di stagioni gestite male, e alla fine ha pagato, e quindi spero che da questo momento possa ritrovare il suo ruolo, che insomma in Abruzzo l'Aquila credo che sia una delle realtà anche per tradizione, come diciamo,
insomma, è stata la prima squadra a, a giocare in Serie B. Infine c'è da dire che a Chieti è stato effettuato, sancito il passaggio di consegne, non è più il presidente, non c'è più il presidente Pomponi, che ha ceduto a Mauro Giacomini, nuovo presidente della Chieti, tra l'altro ex allenatore della Vastese nel 94-95 in Serie C2, poi fu sostituito in quell'anno, proprio in quella stagione, da Petrelli. Dunque il nuovo proprietario della Chieti è Mauro Giacomini, 68 anni, mentre per quanto riguarda il DS Gabrielli, altro nome molto noto negli ambienti sportivi abruzzesi perché è stato direttore sportivo tanti anni fa dell'Aquila, mentre l'allenatore è Alberto Mariani, lo scorso anno vice di Torrente alla Salernitana. Allora abbiamo chiuso qui, ci siamo presi qualche minuto in più, io mi scuso con la regia capitanata al nostro Max Pacilio, anche con Diego Martelli, grazie a Totò De Leonardis, Vincenzo Cigli ed Edoardo De Blasio. Abbonamento già l'hai fatto? Sì, il primo giorno subito, solito posto. Sei stato il primo? Ma se non sono stato il primo sarò stato il quinto, il decimo, guarda, sono stato tra i primi. Non conta, non conta essere primo. L'importante è aver ritrovato il mio posto di sempre, ai distinti. Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito, grazie a Diego Martelli, naturalmente al nostro grandissimo regista Max Pacilio. Ti aspettiamo, Max, qui al ristorante Bolsena di Montesilvano. È tutto, grazie e buona serata.